Noi nasciamo appunto il nostro laboratorio, il laboratorio di farmacologia e tossicologia ambientale, adesso di spettrometria di massa che gestisco io in qualche modo, nasce proprio con Seveso, no? Negli anni, negli 70, nel 76 c'è stato questo grande incidente e allora, come ha detto, ripeto, Gainapini, non si sapeva bene come fare, infatti l'istituto è stato il primo GCMS computerizzato arrivato in Italia, è stato il nostro. Ha permesso di fare appunto gli studi ambientali su Seveso. Seveso è stato un problema grave e ancora oggi viene seguito dal punto di vista ambientale e di popolazione. Questa è una foto del laboratorio di quegli anni lì, faccio sempre vedere a chi si occupa di laboratori perché la cosa divertente è che non si capisce quale sia il computer e quale sia lo spettrometro di massa. E c'è anche un computer qua, nonostante tutto. Quindi le diossine in realtà non sono un problema vecchio. Vi faccio vedere due o tre cose, vorrei cercare di farvi capire perché sono ancora attuali, senza fare panico inutile su queste cose. Le diossine si formano, sono prodotti di combustione, qualunque cosa bruciamo formano diossine. La maggior parte, ci sono degli inventari, se vengono dalla combustione dei rifiuti, dall'incenerimento. Va bene, si formano e vanno nell'ambiente, però noi siamo esposti delle diossine non perché sono nell'ambiente, per l'aria che respiriamo, per i terreni inquinati, ma perché c'è un fattore di bioaccumulazione, bioconcentrazione, vanno negli alimenti che poi noi mangiamo, quindi la nostra esposizione non è dall'aria o dalle sigarette che contengono diossine o dalle emissioni industriali, ma dagli alimenti, dal suolo, quindi tutti gli alimenti. Ecco qua il pasticcio di cui vi dicevo, le fonti di dioxina, insomma, capite che per far tutto non si riesce mai. Insomma, noi siamo esposti con gli alimenti per varie vie. Il problema delle diossine qual è effettivamente? No? È che sono ubiquitare, sono presenti dappertutto, cioè in questo momento noi stiamo respirando diossine. Sono persistenti, per cui non si degradano, quindi si accumulano, si bioamplificano negli esseri viventi, finché poi noi, essendo all'apice della catena alimentare, ce le mangiamo insieme a tutti gli altri alimenti. Urca, questo qua si vede malissimo. Bene, mi ha deciso di cambiare il colore. C'è una marea di pallini. Sono qua, li vedete? E sotto c'è l'età delle persone, no? Questo è l'intake delle persone espresso come diossine TEC, come diossina 2378 equivalente, e si vede. Non si vede, ma ve lo racconto, fidatevi di me. Forse sui monitor di fianco si vede un po' meglio. Vedete che l'intake è nei primissimi anni è altissimo e poi si stabilizza per tutta la nostra vita. Questa riga rossa rappresenta quello che la soglia è la media, scusate, la media del nostro intake, 2,3 picogrammi grammo al giorno di intake medio della popolazione. Quindi noi tutti i giorni ci mangiamo 2,3 picogrammi di diossina. È interessante notare che ci sono tantissimi percentili di popolazione che hanno un intake molto maggiore di questo livello. 2,3 è appena sopra quello che è stato definito faticosissimamente e condiviso faticosissimamente come tolerable daily intake, cioè la quantità tollerabile a cui noi possiamo prendere tutti i giorni senza aspettarci nessun effetto tossicologico. Quindi in questo momento c'è un piccolo problema, cioè per quanto noi facciamo, cerchiamo di lavorare, di diminuire le emissioni e tutto, noi siamo esposti comunque a dei livelli leggermente superiori.
Ecco, anche qui non si vede, questi negli anni 87, 95, 2005 sono i tre punti, sono un po' gli ultimi dati che siamo riusciti a trovare. Questa è la stima delle emissioni negli Stati Uniti. Un po' lo stesso succede da noi, vedete, queste sono buone notizie. Capito il problema, si è intervenuto e le emissioni stanno diminuendo in maniera importante. Si possono controllare le emissioni, no? Questo è un lavoro nostro, una mia review che abbiamo fatto recentemente nel 2011. E questi sono concentrazioni nel latte materno. Vi ho detto che noi siamo all'apice della catena alimentare, quindi le mamme, tutte le persone sono esposte, le diossine si sciolgono nei grassi, per cui vanno bene nel latte materno e quindi nel grasso del latte materno. Questo è un po' il motivo per cui siamo esposti da piccolissimi alle diossine, perché riceviamo le diossine tramite il latte della mamma, no? Però anche qui si vede che la prima colonna è il 92, fino ad arrivare al 2008, questa è una review, vedete che nel latte materno c'è un trend in diminuzione che segue giustamente il trend di emissioni, no? Quindi diminuiscono le emissioni, diminuisce la diossina del latte materno e quindi diminuirà la nostra esposizione. Questo è uno studio fatto e faceva proprio sui latti materni, in cui abbiamo studiato Giuliano ai tempi del latte, delle mozzarelle con la diossina, e si vedeva che i vari campioni di latte materno si separano molto bene per profilo di diossine, poi vediamo questo concetto un pochino meglio, ma soprattutto si separano per età. Si sono mescolate le diapositive, comunque si separano per età, cioè non riusciamo a vedere le differenze fra la concentrazione delle mamme nel latte materno delle mamme di Giuliano, ma riusciamo a vedere molto bene la differenza di concentrazione delle diossine nel latte materno fra le mamme giovani e le mamme anziane che hanno. Le mamme anziane hanno una concentrazione di diossina nel latte maggiore e le primipare che hanno una concentrazione maggiore rispetto alle multipare, no? La mamma elimina le diossine con i grassi, quindi le elimina con il latte e al secondo parto avrà molte meno diossine nel suo corpo, per cui molte meno diossine nel latte e quindi le multipare hanno meno latte. Riprendo un pochino il concetto della identificazione. È importante sapere da dove, se vogliamo studiare un problema, come qua, quello che stiamo facendo con ARPA, se vogliamo capire come fare a migliorare, a risolvere il problema, dobbiamo capire da dove vengono per intervenire sulle sorgenti. Questo negli anni 90, in Svezia era stato proposto il concetto, un'idea che le diossine sono tanti composti, no? Noi parliamo di diossina, in realtà sono diossine. Allora, tutti questi composti derivano dalla combustione, però a seconda di come avviene la combustione, di tutta questa famiglia di composti se ne formano un po' di più di alcuni e un po' di più degli altri a seconda della combustione, no? E negli anni 90 era stato proposto in Svezia che con un'analisi statistica delle componenti principali si potevano separare sulla base dei profili dei diossini, pattern di diossine, le provenienze. Noi, l'Elena Fattore era stata in Svezia a studiare questa cosa e avevamo fatto la stessa cosa nel 95-96 a Venezia, avevamo fatto tutta una serie di campionamenti all'interno della laguna. Oh, ecco. Vedete i vari punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 all'esterno, dei sedimenti. I sedimenti sono molto interessanti perché, un po' come il latte materno, mi fanno vedere nella storia l'esposizione della mamma in tutta la sua vita. Il sedimento, a seconda di quanto si va in fondo, rappresenta un periodo temporale sempre maggiore, no? Vedete come sono diversi i profili delle diossine? Questi sono tutti i congeneri. Sono tutte le classi di diossine a seconda del grado di clorurazione, vedete che il profilo cambia a seconda del campione. E quindi proprio con questo studio dei profili si può vedere come si raggruppano, si separano per gruppetti, no? Questi sono i fanghi
i fanghi urbani, queste sono la pirolisi del PVC, questo è l'incenerimento e qui all'interno ci sono tutti i campioni delle, raccolti nella, nella laguna. E quindi si vede che i campioni raccolti nella laguna, questi assomigliano molto alla fabbrica di produzione del, del PVC, del TC, che appunto scarica in laguna le sue acque. Questo stesso è stato fatto a, per esempio a Caffaro, a Brescia recentemente, uno studio nella zona della Caffaro, vedete abbiamo fatto dei campionamenti intorno alla Caffaro e qui si vede che i diossine e i furani nell'aria hanno dei profili particolari, a seconda dei campioni sono un po' tutti uguali, ma non identici ed è per questo che con la statistica avanzata, con la multivariata si possono separare, a occhio non si vedono le differenze ma statisticamente si vedono molto bene e vedete che le diossine raccolte nei campioni sono questi bianchi nei terreni, si avvicinano un pochino al profilo delle diossine messe dall'acciaieria, no? Ma non tantissimo. Però se andiamo a guardare i PCB, vedete come i PCB si mescolano perfettamente con tutti i campioni dell'emissione del, della Caffaro, quindi si separano molto bene e comunque sono completamente diversi dall'acciaieria e dal termovalorizzatore, quindi la provenienza è chiaramente diversa. Anche questo è stato pubblicato. Faccio vedere l'ultima applicazione, queste sono le mitiche Maldive. Nelle Maldive c'è, fra tutti gli atolli bellissimi, ce n'è uno un po' meno bello che si chiama Tilafushi, che è un atollo semi artificiale in cui si sono ingegnati di metterci la discarica dei turisti di tutte le nostre vacanze nelle Maldive. Non sono mai andato, però la speranza è l'ultima a morire, quando andrò poi parteciperò anch'io, solo che la gestione delle dei rifiuti lì non è ottimale, diciamo, buttano in discarica e poi bruciano. Quindi questo è un pochino un pasticcio, vedete, questo è Tilafushi e avete visto il fuoco. Se si campiona tutto intorno negli isolotti, negli atolli di fianco, si vede molto bene come i campioni raccolti negli isolotti assomiglino a quelle delle combustioni incontrollate che vediamo fra di noi. Anche questo è stato pubblicato recentissimamente. Questo è l'ultimo esempio che vi faccio vedere, una fabbrica di fusione secondaria dell'alluminio, tutti i campioni raccolti intorno, anche qui il profilo delle diossine permette di identificare chiaramente la sorgente delle diossine rispetto alle altre sorgenti note che sono appunto gli inceneritori e il traffico. Recentemente mi sto occupando, sono a capo anche del laboratorio di spettrometria di massa, che è la mia attività principale, quindi mi occupo molto di metodologie analitiche, di strumenti e di tecniche analitiche. Sono stato invitato a parlare alla conferenza a Pittsburgh, a PITCON, che è la conferenza sulla strumentazione, proprio su questo argomento, sulle cose che un pochino abbiamo cercato di fare qui a Terni. E, Terni ha un, sapete che l'analisi di diossine si fa con strumenti ad alta risoluzione, Terni come tante altre ARPA sono dotati di strumenti a bassa risoluzione che permette di fare delle analisi di diossine in maniera non regolamentata, cioè da dei dati che non seguono i profili ufficiali, i metodi descritti dai metodi ufficiali, però i tempi cambiano, no? C'erano dei motivi per cui le diossine erano state fatte in alta risoluzione, ma adesso la strumentazione è andata avanti tanto e la comunità europea che cosa fa? È attenta a tutte queste cose, di più dell'EPA. Infatti sono stato invitato in America proprio per questo, perché l'EPA è veramente indietro rispetto a noi la comunità europea ha considerato il problema, no? E ha detto, però per il food and feed, visto che si possono misurare le diossine, possiamo utilizzarle come metodo screening, cioè se non ci sono
non ci sono, poi se c'è qualche cosa magari lo verifichiamo con l'alta risoluzione. In realtà poi negli anni questo metodo di screening è diventato un metodo confermatorio e dall'anno scorso l'analisi nei food and feed, cioè negli alimenti, nei cibi e negli alimenti, può essere fatta con la bassa risoluzione. Questo perché? Perché food and feed sono un'emergenza, cioè se io nelle uova di galline trovo le diossine, non è che posso aspettare i tempi del mio laboratorio, che sono spaventosamente lunghi, o comunque quelli di chi ha l'alta risoluzione, tempi lunghi, deve fare migliaia di campioni al volo, no? Guardate, questo vi faccio vedere, tanto per darvi l'idea dell'ordine del problema, questo le diossine nelle uova, vi ricorderete tutto qualche anno fa, questi sono tutti i campioni che sono stati analizzati, mi sembra 40.000 campioni, non sono sicuro. Però notate che se questi sono i livelli di soglia, i livelli di attenzione delle diossine, su tutti i campioni analizzati erano praticamente tutti sotto, per cui era assolutamente fondamentale avere un metodo di screening veloce. Io li faccio tutti, cioè non è che posso ammazzare tutte le galline, no, dell'Europa affinché aspetti i miei 3 mesi di tempo per fare i campioni. In realtà poi i campioni positivi erano pochissimi, però il metodo era necessario e quindi su questa impellenza la comunità europea ha aperto gli occhi e ha detto vabbè, si può fare un po' meno bene, però col triplo quadrupolo, a bassa risoluzione, ma no, forse si può fare bene, facciamolo, e poi il metodo è passato come metodo ufficiale. Passo un po' velocemente. Qui siamo intervenuti noi, sono venuti da me i costruttori di spettrometri di massa, mi hanno dato uno strumento di ultimissima generazione, ho detto provalo un pochino, io ho tantissimi campioni fatti con l'alta risoluzione, li proviamo in parallelo. E lo stesso poi è stato fatto qui, la Mara Galletti vi farà vedere i risultati fatti qua sulla vostra città. L'idea nasce dal fatto che le diossine si frammentano in un modo molto particolare all'interno dello spettrometro di massa. Capisco che non tutti siano interessati a queste cose, ma per me sono le più belle che ci siano. Questo spettro di massa, vedete, si frammenta, perde un COCl, una frammentazione molto particolare, che il triplo quadrupolo riesce a misurare, l'alta risoluzione non riesce a misurare. Quindi sono due strumenti diversi, misurano due cose diverse. Nel 2004 erano venuti da me i primissimi costruttori, avevano fatto delle primissime prove. Questo è un campione tal quale, di uno standard, vedete non si vede niente, credetemi per chi non è esperto, però col triplo quadrupolo si vedono tutti i vari picchi di tutte le diossine. Però uno standard, questo è uno standard a media concentrazione, lo strumento non riusciva a vedere, non riesce a misurare le diossine. Quindi in teoria nel 2004 c'erano già le capacità, c'erano le basi, ma non c'erano le potenzialità tecnologiche. Adesso i nuovi strumenti, questa è l'ultima, anzi la penultima generazione, nuova, ancora più sensibile, mi hanno detto, ma non me l'hanno dato, permette di fare le analisi. Questi sono confronti fra l'alta risoluzione e la bassa risoluzione, vedete che sono abbastanza comparabili. Cioè, rimane un fattore di circa 50 volte meno di sensibilità, però la bassa risoluzione permette di fare quello che, come nelle app, così, nei laboratori pubblici, dove il personale è super specializzato, non è disponibile, i tempi sono molto brevi, la bassa risoluzione, uno l'accende, dici calibrati, lui si calibra, inietta le diossine, dimmi quanto ce n'è e lui dice quanto ce n'è in automatico, senza la persona. E quindi è un grandissimo vantaggio. Questi sono dei campioni, dei confronti di campioni veri, in alta e bassa risoluzione, sopra c'è l'alta risoluzione, sotto c'è la bassa risoluzione e si vede che c'è una corrispondenza molto forte tra i campioni veri e i campioni reali. Lo strumento a bassa risoluzione soffre molto meno le contaminazioni, i campioni che arrivano in un laboratorio analitico di diossine sono di tutti i generi, ogni tanto quando faccio dei campioni alimentari, ogni tanto arriva un campione di pesce, piuttosto che mi uccide lo strumento perché è dentro migliaia di volte o milioni di volte rispetto ai campioni ambientali, quindi non è tollerabile, mi distrugge tutta la filiera analitica.
e soprattutto lo strumento, no? Uno strumento ad alta risoluzione richiede diversi giorni per essere rimesso in pista, invece uno strumento a bassa risoluzione riparte subito. Questi tanto per far vedere velocissimamente i risultati, questi sono i confronti fatti con l'alta risoluzione e la bassa risoluzione. Su questa freccia c'è il limite di legge, vedete che due serie di campioni di analisi vanno molto bene in parallelo, e questo è nel sludge, e questi sono i campioni fatti in aria. Le differenze sono, dovrebbe esserci una linea perfettamente orizzontale sull'uno, le differenze relative sono soltanto nei campioni, questi sono i livelli 10, 100 volte più bassi livelli di legge. Questi sono dei dati che Mara Galletti vi farà vedere molto bene, e proficiency test, che salto perché siamo un pochino in ritardo. Sono due strumenti diversi, misurano due cose diverse, e quindi non so a questo punto in realtà quale sia la misura vera del campione di diossina, e su questo stiamo lavorando molto per cercare di descrivere e caratterizzare questo punto. Vorrei concludere quindi tre punti che vorrei avervi passato in questa mia presentazione veloce: che le diossine sono nel nostro ambiente, quindi ci sono e dobbiamo convivere con loro, no? Però stanno diminuendo e c'è un trend in diminuzione in Italia, in America, ci sono paesi poveri in cui il trend in diminuzione non c'è, ma speriamo che ci sia. Però proprio per questo allargamento dell'Europa a tutti gli altri paesi, con l'apertura delle dogane, delle frontiere, tutto, circolano materiali anche dalla Cina, così, i cui contenuti non sono come i nostri, per cui per questo motivo è molto importante continuare a fare dei monitoraggi di qualità e continuare a fare queste analisi per garantire questo trend di diminuzione che vi ho fatto vedere, per esempio nel latte materno delle mamme, il trend di esposizione in diminuzione può essere mantenuto soltanto grazie ai monitoraggi e alle analisi continue che vengono fatte. Quindi grazie, con questo concludo. Bene.